La Civica Biblioteca Simpliciana di Olbia sarà inaugurata e aperta al pubblico in tempi ormai brevissimi. Si tratta di risolvere gli ultimi problemi di ordine tecnico e di perfezionare il calendario delle manifestazioni collaterali. La nuova biblioteca è ospitata in un palazzetto umbertino che fino agli anni 30 fu sede del municipio. Nel dopoguerra conobbe destinazioni diverse, fu commissariato, pretura, comando dei vigili urbani e ufficio postale. Nell'edificio, il cui progetto di restauro è stato realizzato dallo studio Muzzetto PES, sono tante e significative le soluzioni di rilievo. L'assoluta mancanza di barriere architettoniche, la galleria per le mostre d'arte, la sala conferenze, l'informatizzazione dei servizi, l'emeroteca, che è questa sala riservata alla lettura delle riviste e dei giornali, il soffitto a vela affrescato, risalente agli inizi del secolo nella sala lettura, e quella riservata ai lettori bambini. Anche gli arredi e le luci valorizzano questa biblioteca, che ospiterà mostre d'arte, presentazioni di libri e conferenze. A Olbia la prima biblioteca comunale fu istituita nel 1972 da Alfonso De Roberto, in quegli anni assessore alle pubbliche istruzioni. E 24 anni dopo la nuova biblioteca simpliciana, con i suoi 17.000 volumi e la sua struttura polivalente, ha tutti i requisiti per diventare finalmente il punto di riferimento artistico e culturale della città. Il palazzetto, nella piazzetta delle Palme, raccoglie importanti memorie della storia di Olbia, fin da quando, agli inizi del secolo, fu inaugurato come sede del municipio. Negli anni l'edificio ha conosciuto alterne fortune e fu danneggiato dai bombardamenti. Dopo un periodo di decadenza, nel 1987 fu scelto come sede della nuova biblioteca comunale dall'allora assessore Giulio Careddu. Come abbiamo ricordato, la prima biblioteca di Olbia era stata avviata negli anni 70 grazie all'iniziativa dell'assessore giornalista De Roberto, aiutato da un gruppo di giovani volontari. Successivamente la biblioteca comunale poté contare sulla professionalità della direttrice Maria Giovanna Piga e su quella delle bibliotecarie Itala Mua e Graziella Testoni e sul lavoro svolto da Giovanni Antonio Meloni. Ma la vecchia sede della biblioteca era diventata ormai insufficiente per le esigenze di Olbia, una città il cui sviluppo urbanistico proprio negli anni 70 e 80 è stato inversamente proporzionale a quello culturale, una crescita vorticosa e impressionante di case, negozi e soprattutto bar contro la mancanza assoluta di strutture per fare e scambiare arte e cultura, autentico progresso intellettuale. E ci sono voluti diversi anni per il completamento dei lavori della biblioteca. All'assessore Careddu successe l'assessore Trudda e furono completati gli arredi e le luci. Intanto chiudeva la vecchia sede della biblioteca e per 2 anni e mezzo Olbia è rimasta priva di una struttura così importante, soprattutto per i giovani, e tanto più necessaria in una città senza archivio, senza un museo, senza una galleria d'arte degna di questo nome. Per questo è tanto attesa l'apertura della nuova biblioteca. In una delle sale più importanti è raccolta la pregevole collezione donata alla Simpliciana dallo storico Dionigi Panedda. Oltre alle opere e agli scritti originali del Panedda si potranno visionare le carte, le mappe e le centinaia di libri provenienti dalla casa dello scrittore. I 17.000 volumi della biblioteca sono stati ormai tutti sistemati. La galleria d'arte è pronta ad ospitare le mostre, manca solo l'apertura, attesa da tutta la città. Adesso sembra davvero vicina e l'assessore alla cultura Cristina Uccula prepara ormai gli ultimi dettagli della inaugurazione. La nuova biblioteca dovrà inoltre raccogliere una sfida stimolante in tempi sempre più caratterizzati dalle ricerche telematiche. Ma proprio la possibilità di navigare nel mondo in rete favorirà il rinascimento delle insostituibili biblioteche, viste anche in un ruolo nuovo di supporto e di integrazione nell'inarrestabile processo di sviluppo di Internet.